guardate sto trucchio puntativo alla radio. Ciao mamma, ciao. Sono io, Ale, hai visto? Ce l'ho fatta, sono in TV, più o meno. Ragazzi, è così, è la prima volta che sono proprio un pilone qua fermo, che mi sento anche che non so come mi devo muovere. Volevo quasi mettermi lo smalto, perché lei quando deve girare si mette lo smalto. Vabbè, perché sì, però è uno smalto sbeccatissimo. Comunque oggi, ragazzi, sarà, siccome devo fare le scatole per mettersi dentro le mie scarpe, siccome poi ho visto quando abbiamo dato via la mia scarpiera, vedete che qui non c'è. Era una libreria in realtà, ragazzi. Cioè. È una scarpiera. Qui dietro c'è anche Ricky, eh. Nel sta facendo non si sa cosa con i bancali, non so cosa, e che genitori gioca con i bancali. Me l'avete portato al parchetto? No, vabbè, cioè, gli abbiamo dato due bancali. Comunque, ragazzi, video top proprio, io non vedevo l'ora di farlo. Oggi lui deciderà la sorte delle mie scarpe, adesso non esageriamo su tutto, cioè adesso su quelle palesemente. Diciamo, ragazze, che su 100 scarpe, 80 le buttiamo. No, no. Abbiamo qua due scatole, ragazzi. La scatola delle scarpe buone, e poi vi potrei far vedere una scatola uguale, che è quella delle scatole bocciate, che è questa, sì, giusto per essere. E quindi iniziamo. Allora, poi io poi dopo che faremo questo esame, poi io butterò quelle che butteremo, poi le altre inizierò a metterle a posto. No, no. Se quelle che butteremo ne vedo una alla Farmas, te la faccio mangiare. La cucino e piano piano, un pezzettino al giorno. Dai, iniziamo. Allora, iniziamo dagli stivali che sono quelli sopra, che ci sono. Allora, questi li guardiamo. Sì, in maniera veloce, che se no posso dire che questi li teniamo. Questi li teniamo, sono nuovi, di Armani, cioè vedi tu. E quando è che li avremmo comprati, amore? Io non mi ricordo. Ah, ok, dopo chiamo Giorgio e gli chiedo un po'. Allora, questo però. Ah, eccolo questo. Il suo gemello, sì, beh. Ma questi, dai, ragazzi. Sono carini, no? Sono un po' usurati. Ma vabbè, teniamoli. Iniziamo con un po' di bontà. Ok, poi c'è questo e manca il fratello. Questo è veramente brutto. No, zio, questo è nuovo, ancora nuovo, questo l'ho è detto in pelle. Posso dire che ho sentito che era pelle, ti volevo solo farlo. Cioè, va bene. Manca il fratello. Ok, poi lo troveremo. Questo. Belli questi mi piacciono. Davvero? Dove li abbiamo comprati questi? Giuro che ti piacciono? Dove li abbiamo comprati questi? Davvero? Sì, perché per rompere il ghiaccio quando magari l'estate fa caldo, ma per favore. Via questi. Allora, cavolo, vedi che si stanno impolverando tutti? Cosa che si stanno? Impolverando. Sì, purtroppo si stanno impolverando. Purtroppo dico. Allora, ragazze, ecco, questo io ve lo posso dire. Lei non è che parli proprio un italiano perfetto, straniera. Però la tra... sposata è la straniera, però tra i... vabbè, amore, è così. Quello passava. Quello ho trovato su internet. Ma ma no, adesso, perdete gli scherzi. Però purtroppo non lo dice, questo ve lo giuro. Perché purtroppo. Se dicesse purtroppo, non saremmo arrivati all'altare o al comune. Ah, è perché era in base alla... Comunque, dimmi questi sono figli. Questi sono belli. Questi sono bellissimi. A parte la polvere, guardate che stacco di suo colore. Sono di INK. No, sono di Cinti. Di? Li avevo presi da Cinti. Si è cinta la testa, cos'è che dai, è? Questi va bene, sono questi figli. Vabbè, sì. Dai. Cioè, allora fai. Io dico a mio marito quali scarpe tengo. Cioè, che era più onesto. Allora, c'era questo, però non so dov'è l'altro. Questo, vabbè, dopo lo troviamo l'altro. Dai, questo è bello, questo. L'abbiamo preso in America. Insieme. Ah, questo, infatti, questo stavo dicendo, questo è sembra uno stivale che sceglierei quasi io. Questo si tiene. Potrebbe fregarmi già adesso. Poi ci sono questi. Questo non puoi dire niente. Oh! Ma, Miu Miu! Ma ho capito, Miu Miu! Cioè, mie mie, quando è che li ho mai visti questi? Questi sono bellissimi, cioè. Allora, teniamoli tutti. Ricky, dove sta andando? Bambino è andato, schifato. Poi ci sono questi. Vabbè, adesso seriamente. Questi sono proprio brutti. Questi li buttiamo. Sì, sono dei cinesi. Questi. Ma no! Questi non puoi dire niente. Ma questi di chi sono? Non me lo ricordo, non sono in pelle. Sai cosa sembrano? I templari, hai presente? No, sono... I tempi delle crociate. Sono di Donna Karen. Ah, beh, allora, sono di metti donna. Dentro i miei stivali. Poi... Riccardino! Il bambino è andato. Amore! Cinesi? No, quelli non sono cinesi, però non mi fanno impazzire. Sono da vecchiardo. Ma più che altro, ragazzi, sono brutti, ma sono vecchiardo. Poi... Questi? No, dai, sono belli questi. Ma seriamente? No, dai, questi sono belli. Tutti sporchi di rosa qua. Davvero? Sì, sì. Questi sai dove stanno bene? Dove? Fanno proprio pandan col cestino, quindi li mettiamo. No, davvero? Sì, sì.
imbarazzanti e poi tutti rosa, cioè una roba che non si può guardare. Oh, grandissimo, questo quando lavoravi al Coyote Ugly in Texas, mi ricordo. Molto bello, molto belli. Sono belli, vero? Sono tra l'altro di Made in Italy. Made in Italy, sono in pelle questi, in camoscia. Sì, sì. Metti a posto i miei stivali. Dell'Italy non hanno visto niente. Italy, quello del... No, dai. Allora, questi sono quelli di prima. Okay. Sono i rovi di prima, quindi sono già passati. Questi sono un po' vecchi, sono no, tutti rovinati. Questi praticamente erano della mia bisnonna. Che quando no, però erano carini perché avevano tutte le frangiotte qua davanti. E che fine hanno fatto? Ah, queste sì, sono. Sì, queste sono le frangiotte. Frangette. Frangette. Purtroppo è quello. Purtroppo ho sbagliato. Poi? Poi. Cosa mi offri? Questo anche. E sì. L'altro. Allora, poi, questi sono nuovi, li ho appena comprati. Queste. Quanto l'hai pagato così per curiosità? Li ho presi in salto questi. Sì? Sì. Ma li ho fatti ricordo. Vedere nel video. Sì, no, questo è un piano. È arrivato il terremoto canadese, intanto. Accendo pad. Accendo pad, per favore. Papà, metti Peppa. Peppa, mettiamo? Sì. Sono belli gli stivali della mamma. Vado avanti io intanto. Vai, io vedo, e provvedo. Queste no 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 Ricky ragazze, salta il canale, salta il vlog, salta il trasferimento alle Canarie, rimetti lì che adesso vengono giudicati. No dai, queste sono carinissime, dai, queste décolleté open toe, queste sono molto carine, open toe, che si vede un po' il collicione. Cosa amore? No 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 no, cosa amore, vieni qua a vedere Peppa Pig, supportami in questo momento di difficoltà. Io ho queste macchine, io tieni amore, hai preso le macchinine, bravo, gioca sul tuo pancale amore. Dai, queste le possiamo tenere, queste ridefiniscono il concetto di bruttezza, quindi queste finiscono proprio senza indugio, ragazze, senza indugio, cioè dai, ti diceva il cervello quando l'hai preso. Va bene. Poi? Queste? Amore, non puoi andare a fare allora, avanti e indietro, capito? Queste sono di Natale e Strada, vedo. Dove devi andare? Un treno, tutta. Queste non lo so, ragazze. Ah, queste sono carine, di Natale e Strada. No, non te la ricordi, Natale? Sì, me la ricordo. Ma che ex? Ti piacerebbe? No. Poi, queste. Secondo me non ce la facciamo a vederle tutte. No, vabbè, ragazze, dopo vi faremo un riassunto. Queste sono veramente brutte. No, queste sono bellissime, dai. Sono di Zara, sono carine, dai. Sono belle. Ah, Alarm System, ma le hai zanzate queste? Non le ho zanzate, te lo... Ah, ecco quel classico che dice, è suonato, ma non so, sarà le caramelle che fanno contatto. Questi? Occhio quando le avete da Zara. Queste sono brutte. Ah, ragazzi. Queste sono impolveratissime. No, ma al di là della polvere che si può cioè. No, sono carino, il modello è carino. Sì, bello. Però sono di tagli welli, sono. Non lo so, infatti le avrò messe tipo una volta. E come mai le ricomprate? Perché mi piaceva il colore. Tanto le avrei pagate 1,99€, non di più. No. Queste erano dirette. No, queste sono carine. No. Questo è un sandalo bellissimo. Ma che sandalo? Queste manco sapevo che le avessi. Ma questo è un sandalo bellissimo. Queste sono indegne, ragazzi. No, guarda, te lo faccio vedere. Ma le metti per andare dove? Cioè, te lo faccio vedere, bellissime sono. Che bellissime, vabbè, però non sono brutte indossate. Dai, guarda. Dai, mi hai convinto, non toglierti le scarpe. No, non è vero, ragazzi, profumatissime. Dai, guarda che belle profuma che di sono. Sogni. Fa vedere. Tira su, è tra Parisi. Va bene, dai, hai convinto. Belle, queste sono belle, fammi rimettere le mie scarpe. Belle, queste le teniamo. Allora, poi queste... Adesso seriamente queste. Queste me le ha regalate Rosario. Ross, io ti voglio tanto bene. Ma no. Allora, poi queste, ma non trovo. Ah sì, gemelle. Ah, queste sono il finto coccodrillo. No, amore, questo è il vero coccodrillo. Sì, il coccodrillo come fa? Ma queste sono caso lei, sono bellissime. Ma non ti stavo dicendo, queste sembrano diverse. Ma guarda qui, papà. No, il papà sta girando, è un video importantissimo. Ma qua c'è il tappetone. Il tappetone! Spostalo un po' di là. Vieni di qua verso la mamma, vieni di qua verso la mamma. Però non ti fare male. Se hai visto un bambino farsi male quei bancali? No, non l'ho mai visto. Poi andiamo avanti, ti do una sciccheria. Ah, queste sono forti. Le scarpe stroboscopiche. Guardate, il bambino è impazzito, ragazzi. Queste le buttiamo direttamente, non c'è mezza possibilità di tenerle.
e questa è la sua gemella. Perché le sfortune. Amore, qua non ci sta il tuo tappetone, sai? Lo sai che non ci sta. Saluta le amiche di trucchi.tv, Ricky. Saluta le mie amiche. Dove stanno queste amiche? Effettivamente non ha tutti i topi. Devi guardare nella telecamera e salutarle. Ciao! Amore! Bravo, bravo! Poi ti dico se ti salutano, poi te lo dico. Poi, vai, questa sciccheria. Ma tu quante scarpe hai? Non lo so, ci sono molti sacchetti. Vabbè, queste via, direi. Dai, butta. Non le ho mai messe. Ragazzi, ma sono veramente brutti. Io vi inviterei qua, dai, al Museo degli Orrori. Questi sono il finto drago di Daenerys. Queste sono bellissime. Belle. Sono molto molto belle. Poi ci sono queste. Vabbè, queste... Queste sono molto belle. Ma che cosa hanno qua? No, si sono rovinate. Queste sono da buttare, quindi. No. Sì, ma ragazzi, l'ha detto come se fossero delle Jimmy Choo. Cioè sono di Zara. No, si sono armi, mi piacevano tanto. 19,90 euro adesso, ma anche faccio di regalo. Mamma? Però... Qua. No, fai papà. Così. Papà. Amore, papà deve stare qua che papà è il momento di gloria. Papà è giudice oggi. Cioè, no, finalmente... No. Perché non ti siedi sul bancale? Dai. Non lo siedo sul bancale. Sei sicuro che non ti vuoi sedere sul bancale? È come un vero... Comunque ne stiamo buttando un po', un vero sono, duro. Sono sorpreso. Vai, queste sono belle. Queste marcelle sempre più blu. Queste sono bellissime, bellissime, dai. Su, metti a posto. Però vera pelle. Pelle queste? Ah, queste? Queste sono le adoro. Queste sono carine. Queste sono bellissime. Le abbiamo comprate insieme, forse? No, non penso. Come mai? Perché non penso. Ah. Con chi le hai comprate, amore? Perché saranno fatti i miei. Sì. Queste sono bellissime. I Chiarini? Sì. Gianni Chiarini? Ma davvero? Ma giura? Cioè le comprate senza conoscere Gianni? No, non lo sapevo. Ciao Gianni. Maggio a tutti. Queste? Queste, adesso, io so che ragazze nessuna di voi conviene la citazione, ma chiedete ai vostri fidanzati, soprattutto se sono della mia generazione, chi fossero il Legion of Doom. Cosa erano sono? Dei wrestler che avevano gli spuntoni si truccavano. No, guarda come si sono impolverate tutte. Queste, no, amore, queste finiscono nel cestino. No, queste no, mi non piacciono. C'è mezza possibilità. No, dai, queste sono belle. Su queste non transigo. Una porcheria del genere, ragazze. Io andrei a prendere il signor Gracie e lo farei arrestare. No, amore, queste sono di Anna dello Russo. Amore, io ho un grande... No, amore, queste la fate Anna dello Russo con H&M. Se avesse fatte Carmen Russo mi potresti ancora no, convincere. No, queste sono... Le ha fatte Anna dello Russo, queste non me le butterai mai. No? No. Se vuol dire che sono rovinate... Allora. Non me le butterai mai. Queste me le hai passate come per dire non le ho mai messe e quindi le dobbiamo tenere. O le vuoi buttare perché sono brutte? Non riesco a capire. Non lo so, non lo so. No. Io le terrei. Io le terrei perché non le hai mai messe. Cioè non accetto di buttare una roba che tu non hai mai messo. Va bene. Allora, queste le avevamo viste prima. Sì. L'altra di... No, ma queste davvero le vuoi buttare? Queste sono orribili, ragazze. Ah, questa era dei coltelli. Questa da buttare. Che versi fai, amorino? Questa è da buttare. Davvero? No. Tutta rovinata, il tacco tutto rovinato. Ma il tacco si sistema? Sì, ho capito, ma costeranno 5 euro e costa 7 rifare il tacco. Ma amore, no! Queste sono belle! Ma belle cosa? Dai, è una decolte classica! Ma cos'è quel robo qua che sembra che l'abbia toccato Remy dalla no, parte? No, mi piace! L'ha trasformato in oro. Queste? Sta cadendo tutto. No, allora, questa è di Baru, che non so chi sia, è un nome di tantissimo, ma queste si buttano. Dobbiamo stringere, amiche. Aumentare il... Queste? Queste? Beh, queste sono di Valentino Garavani, però. E chi è lo stesso Valentino famoso? È il fratello quello... No, penso sia Valentino. Sì? Sì. Boh, ma fa schifo, però teniamolo. No, sono belle quelle. Bellissime, ho visto dai, un paio a Moira Orfei uguale. Oh! No! Cosa? Non sono di Moira. Ah, pensavo volessi rispetto per Moira. Queste sono carine. No, queste sono belline. Sì. Queste? Poi, occhio Ricky che ti cadono quei tacchi in testa e ti fanno un buco. Queste di Guido Bagatta, bellissime. Queste sono bellissime. Sì, queste sono belle. Poi grandissime Guido. Poi ci sono queste le mie Jeffrey, bellissime. Bene, Jeffrey le teniamo, inizio ad appoggiarle qua perché... Sì. C'è Ricky che sta emigrando, amore, Ricky, dove stai andando? Stai qua con mamma e papà, oppure dove vai in sala? Dove stai andando? A chiederti perché non sei nato. No, ci sono queste bellissime. Amore, occhio, devi fare attenzione però. No, queste sono veramente brutte.
Ah, ma queste le abbiamo comprate insieme. Ma sono di Ugo Foscolo, queste le abbiamo comprate a Santander. A Santander. Mamma mia, ragazzi, vogliatemi bene. Queste sono bellissime. Bene. Solo perché le abbiamo prese a Santander. No, queste sono stupende, guardate che belle che sono. Bellissime, ragazzi, sono guardate. Fantastiche, io le potete adoro. Averle, vi diamo anche un set di pentole della Lagostina e una mountain bike in omaggio. Ma costa più il set delle, di pentole della Lagostina. Sì. Poi. Hai tutte queste scarpe. Sì. Queste? Bellissime. Belle queste, sono mio mio queste. Queste sì. Non le hai mai messe in vita tua? No, no, le ho messe, le ho messe. Neanche quando volevi sono farmi credere di essere una ragazza seria le mettevi queste. Ascolta, poi ci sono queste. Dai, queste vanno bene tutte. Ancora di Guido Bagatta, ma queste sono bruttissime. No, queste sono fantastiche. Queste sono veramente... Queste sono bellissime. Guardate queste, che sul vocabolario, alla voce brutto. No, tu non anzi, inadeguato, alla voce non inadeguato. Non quindi le teniamo niente, queste. Guarda queste che belle. Sì che le teniamo. Belle queste. Le ho viste su AliExpress a 1,99€. No, queste non le ho prese da AliExpress. Queste no. L'ho presa Riccione. Sì? Sì. E notoriamente dove comprano quelli? Dove comprano Riccione sul lungomare. Poi queste sono fantastiche. Queste sono belle, sono belle. Sono quelle che aveva la moglie di Geppetto, che sembrava fatte di legno, però va bene. Ah, ma sono le Silla queste. Queste sono le Silla, sono belle. Queste sono anche comodissime, guardate che belle. Una comodità pazzesca, ragazzi. Tipo che dopo un minuto dobbiamo andare a comprare delle scarpe vere. Però. Queste? Queste, sai che si capisce quando sai che le butterò? No, queste non le puoi buttare perché sono di Zanotti. Poi, e costano più di me e te messi insieme. Ma è vero. Sì. E allora che video è, scusami? Quello non li... no, ma magari impazzisco e voglio buttare via le scarpe, le tue le Butan, quelle che adesso non possiamo mostrare, ma non che... Non ce le ho, non le ho le Butan. Va bene. Allora, poi, queste, ma secondo me non ce la facciamo a farle vedere tutte. No, ragazze, queste di Baldinini che io sono stimo molto, ma le buttiamo. No, queste... no. Allora, fanno dai, guarda che sandalo bellissimo, un sandalo scusa, semplice. C'è sta punta qua che veramente, forse mi negli piace. Anni 80 quando cantavano La notte vola, cioè riuscivo no. A metterlo. No, non queste lo accetto, vanno. Tra queste l'altro sono via. Quasi nuove. Ma là sono tutte rovinate anche qua. Ma qua che rovinate? I gatti, guarda. Ho mangiato Romeo. No, queste no, no, queste non le puoi queste mettere. Vanno via. No, no, queste non vanno via. No, 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 no. Vai avanti. No, no, no. Continuare. No, signorina, no, signorina, no, si dia un contegno. No, non mi fai... No, si no, dia un contegno. Non mi fai signorina. Buttare via le baldini. Prosegua, prosegua. Ma giuro che mi butti via prosegua. Le baldini. Avanti. Domani io vado a comprare un altro paio. Di chi? Di Baldinini. Ma perché hai una tresca con questo Baldinini? Sì. Non è che te le hai regalate qualche tuo ex e tu non riesci a staccarti perché ogni tanto le annusi e senti il profumo. Queste? Belle. Queste ragazze c'è praticamente dentro il muschio del presepe. È cresciuto dentro queste. Vedo anche l'asinello e il bue. Queste le ho messe tantissimo. Lo so amore, mi sa che non ti lavavi i piedi in quel periodo. Ma no, ma perché poi quelle metti le metti si usura. Sì, se le metti col piede con i funghi sotto. Vai avanti. Riccardo! Belle, queste sono ASICS e finiscono direttamente qua. No, ma quelle io non le ho mai messe. Amore, mi spiace, hai perso un'occasione. No, ma non mi puoi buttare via. Neanche io le ho mai messe, sempre... ragazze. Ascoltate, neanche Candy riuscirebbe a mettere queste. Ma dai, ma sono carine queste. Cos'è sto tacco? Cos'è sto tacco? È il tacco d'Asciura. Vale. No. Prosegui. No, quelle non le sono benvenute via. Le levo via, non le puoi mettere lì. Questo è lo stivaletto che ho comprato poco, qualche tempo fa. Sì? Sì, meno 71,42%. Ma ragazzi, non riusciamo a farli vedere tutti, eh? No. Non ci stanno, no? Va bene. Secondo me il grosso l'abbiamo fatto, quelle da ginnastica chi se ne frega. Poi ci sono questi. Questi che vanno direttamente in quello no, della. No, questi li abbiamo appena presi alle Corte Inglese. Ah, davvero? Sì. Cioè io ti ho per me. No, ma sapete perché, ragazzi? Adesso ve lo dico, so che il video viene un film, ma. Perché a un certo punto, dopo che me ne ha fatte vedere, tanto è una tecnica che usate anche voi, dopo che me ne ha fatte vedere 300, lei ha già visto che voleva prendere queste, ma sapeva che se me le avesse dette per prima io le avrei detto no, perché fa anche gare. Però, se lei me ne fa vedere tipo 100, tipo queste qua, dei Legion of Doom di prima, poi queste dopo mi sembrano quasi normali. E quindi è una tecnica. No, guarda queste che belle che sono. Queste sono bellissime. Oh, proprio quelle. Poi no, i colori mi fanno impazzire. Stupende. Guarda. Queste a posto, va bene. No, quelle, ripeto. Poi. Via, ma queste le buttiamo. No, 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 mi piacciono quelle, mi piacciono ma, un sacco. Ma cos'è sta cafonata? Mi piacciono. Ma queste neanche in vacanze di Natale le attrici le indossano. No, indossano, mi piacciono. Perché sono troppo trash. Mi piacciono. Queste? Queste sono tutte rotte, tutte rovinate. Queste sono vecchie.
Sono vecchio. E dai, buttami. Allora, tengo queste allora. Poi? Su. Queste? Siamo impazienti di buttarti roba. Ma queste non sarebbero neanche brutte, ma sono rovinate. Quindi... Non è che sono rovinate, è che sono 2 settimane che sono nei sacchetti e quindi è normale che si devono essere sistemate. Sì. Spazzolate e accudite. E baciate. E baciate. Tra l'altro, ragazzi, se tra di voi c'è qualche feticista che vuole comprare le scarpe usate, noi al posto che buttarle vendiamo, quindi segnalateci, scriveteci sotto nei commenti perché i piedi traslochi... Posso metterci dentro anche i miei piedini se volete. Ecco ragazzi, lei esagera sempre. Se non la doveste vedere più porterò avanti io il canale, tanto oramai su tutto di blush. Guarda queste che belle. Belle, un pezzo unico sono. È come un mattone questa, via. Queste sono scomodissime, una sera le ho messe e volevo tagliarmi i piedi. Madonna, ma che brutte che sono. No, sono belle invece. Sì, le buttiamo per quello, perché sono troppo belle e fanno sfigurare le altre. Allora... ma qua non ce la facciamo a vederle tutte. Amore, sai che l'hai già detto circa 82 volte e vai avanti. Ci sono queste. No, queste vai, sono da buttare. No, ma che buttare? Sono tutte rovinate. Ma non sono rovinate, Dio mio. Ma Silla è Enrico Silla. Sì, sono delle Silla, quindi stanno qua. Ma è Enrico Silla? Queste... Queste sono bellissime, sono di Ash. Sono di Lush? Ash. Naturali? No, non sono naturali, sono di Ash. Arthur Ash? Sì. Come Arthur Ashe era il tennista, è morto tipo 20 anni fa. Vabbè, comunque abbiamo buttato uno scatolone, secondo me è più che sufficiente. Fammi dare un'ultima occhiata così rubiconda. Hai 5 secondi per dare un'occhiata rubiconda. Vediamo un po', allora, questi stivali... No, questi sono quelli che ho preso da Primark, che cadono. Che io non volevo. Queste? Dai, queste sono belle. Di alta marea, no? No, queste sono... Non mi ricordo neanche dove l'avevo prese. No, l'ho preso io. Chi me le deve regalare? Chi te le regalasse? No, chi me le deve regalare? Non la vedete più, ne trovo una simile, la piazzo in camera, la formo un po'. Dai, non fare l'ignorante. No, dai, su. Andiamo al volo. Abbiamo finito, qua non c'è niente. Vanno tutte bene? No, no, ragazzi. Oh, madonna mia. Mamma mia. Cioè, queste sono consumate che nemmeno... praticamente... Va bene, queste va bene, queste prima donna. Queste sono veramente, veramente, praticamente sono quelle che usi al militare per fare il car. Ok, via. Ecco perché, ma questo è l'angolo degli orrori, No, ma ragazzi, cioè, c'è un degrado che veramente... Questo di quando facevo il Giro d'Italia, erano della divisa. Facevi la ciclista? No, non facevo la ciclista, lavoravo per il Giro d'Italia. Sì. Sì, queste sono care. Ah, queste sono carine. Dai, queste sono belle, sono nuove. Queste qua di alta marea avevamo detto che le buttiamo. No, alta marea no. Sì, via, via. Ma sei serio? Oh, queste sono belle. Queste sono belle. Negli anni 60 queste... Guarda che la moda torna. Nell'America rurale andavano. Purtroppo però non è pelle, gli sono di tagli belli. Michigan, quindi pelli. Ma perché le compri, amore, se sai già che poi le butteremo? Solo per farmele buttare. E pensate, sapete cosa diceva? Forse dovrei comprare ancora un po' di scarpe. Ragazze, allora, questo video è terminato. Ma non è terminato. No, dai, abbiamo buttato un scatolone. Guarda questa porcheria. No, queste sono le mie Jeffree Star. Vieni, amore. Ma Jeffree Star è quello che Jeffree fa. Jeffree, ma ti dà il suono? Cos'è, amore? Cos'è questo suono? Cos'è questo suono? È il suono della rabbia di tuo padre. Fischiano. Adesso inizia un'altra puntata di Peppa. Guardala lì. Peppa Pig è bellissima, ragazzi, passerei ore a vederla. Ragazze, queste le metteva la moglie di Giulio Cesare, le metteva. Ma chi è Giulio Cesare? Giulio Cesare, amore, te lo ricordi? Il nostro amico, quello che abitava... Sì, il romano, quello di Fregene. Ignorante, ma... una bestia. No, queste non mi piacciono neanche a me. Non ce la puoi fare tutte rotte qua. Va bene, dai, buttiamole. Okay. Buttiamo. A posto. A posto, aspetta. Queste le avevamo già viste. Queste buttiamo. Queste buttiamo. Queste no. Abbiamo detto di no, ma non so perché. Queste no. Queste, ok. Brutte. A posto. No, queste sono buttate. Sì, queste sono quelle di quando facevo il Giro d'Italia. Ancora? Sì. Quelle da ginnastica non le vediamo, ragazzi. No. Ragazzi, resto, è stato bellissimo. Pronte per il prossimo video. Mio marito butta le mie borse. Ma che è? No. No. Ci sono quelle, ma quelle rimangono là. Sì, ma quelle sono quelle belle, sono ragazzi. A posto. Mio marito butta i miei smalti? No, tu non i miei rossetti? Io butto mio marito. Vogliamo far vedere le mie scarpe? Facciamo mia moglie buttare le mie scarpe? Ma che brutte scarpe. Niente, ragazzi, bellissima, io adesso vado a inscatolare questa roba e buttiamo quella roba, così abbiamo... No, aspetta, che magari qualche feticista sottoscrive.
Ah, e gliele mandiamo? Sì, sì. Va bene. Le posso anche usare prima, se vuoi. Le indosso anche un giorno, ragazzi. No, anche più ci... Ah, i feticisti piacciono puzzolenti. Davvero? Sì. Cioè, tu dici già, hanno qualche problema. Cioè, no, no, gli piacciono puzzolenti, che le devi indossare. Belle... Si troverebbero bene con te, allora. Ciao ragazzi, è stato bellissimo, sempre ciao mamma, se sei arrivata alla fine del video sei l'unica probabilmente e ti voglio tanto bene.